a tutti ragazzi, in questo nuovo video andremo a vedere come spaccare gli spacconi. E non è un semplice modo di dire, andremo a vedere proprio un esempio di come ottenere questo risultato. Bene, iniziamo subito. In questo caso abbiamo iniziato con l'inserimento del cuneo al centro del nostro tronco. Come vedete si è andata a creare una crepa che andremo ad ampliare inserendo il secondo cuneo. Come vedete la spaccatura è già quasi fino alla fine del tronco. Nel nostro esempio, essendo un esempio più che altro teorico, diciamo che il nostro legno è piuttosto corto. Potrebbero servire più cunei. In questa fase ci aiutiamo con due punte di ferro. Si aprono esattamente in due il tronco. Questa operazione la possiamo ripetere più volte in modo da rendere i nostri spacconi comodi e agevoli. In questo caso il cuneo si va ad inserire perpendicolarmente alle fibre. Fino al raggiungimento dello spacco totale. Ancora una volta ci aiutiamo con le punte. Lo spacco in questo caso avviene del tutto in maniera manuale. Se come in questo caso sono rimaste delle fibre, prendete un'accetta e andate a tagliare la rimanenza in maniera tale che gli spacconi siano staccati l'uno dall'altro. Se anche voi può capitare che mentre picchiate con la mazza il legno si sposta, bene, nel momento in cui hanno un'altezza, una grandezza accessibile, potete metterli in verticale in maniera tale che i colpi non andranno più a vuoto. Ma andranno a buon fine. Altrimenti, se non siete da soli, potete farvi aiutare tranquillamente da qualcuno a tenere il tronco.
fa. Questa, ad esempio, è una dimensione decisamente più gestibile. Dove andiamo a inserire il nostro cuneo? Il nostro cuneo possiamo metterlo al centro, come abbiamo visto precedentemente. Altrimenti andiamo a vedere quelli che sono i cerchi, o comunemente detti anelli di accrescimento, tipici appunto di tutti i legni, dove appunto andranno ad aprirsi sempre la solita crepa che andremo ad ampliare con il secondo cuneo. La diversità dei cunei. Il primo cuneo è il più corto ed è quello che ha un angolo di spoglia maggiore. Questo significa che ha un angolo decisamente più appuntito, però è poco profondo. Il secondo cuneo invece è più profondo e ha un angolo maggiore, quello l'intento spaccare, e quindi è più grande. Bene, spero di avervi aiutato nel capire come fare. E eventualmente vi può interessare sapere come fare una pigna di questo tipo? Rispondeteci nel questionario sul nostro canale. Ciao!